Ciao ragazzi, buongiorno, bentornati in questo nuovo video. Oggi andiamo ad aprire un nuovo pacchettino. Il pacchettino questa volta arriva da Craspire. Questo è un sito, uno shop online di cui vi ho già parlato l'anno scorso, quindi già lo conoscete. E questa volta ho scelto dei materiali che non ho mai scelto fino ad oggi. Come vi avevo annunciato, quest'anno sarà l'anno delle cose nuove, dove provo materiali nuovi e tecniche nuove. Così mi metto anche un po' alla prova. Fatemi sapere se questa cosa vi piace. E invece lasciatemi scritto nei commenti se volete che io provi qualcosa in particolare, qualche tecnica in particolare o qualche materiale in particolare. Lasciatemelo scritto sotto nei commenti, che cercherò insomma di provare anche quello che mi suggerite. Ma niente, direi di iniziare subito a curiosare cosa ho preso questa volta dal sito. Prendo le cosine a caso. Allora, la prima cosa che prendo, innanzitutto anche questo pacchetto è arrivato imballato benissimo. Ogni oggettino è stato avvolto dalla Pluriball con più giri di Pluriball, insomma, quindi non c'è rischio che si rovini niente. E il primo prodotto che ho scelto è un kit. Ho scelto questa volta il kit perché, non avendo niente per quanto riguarda questa tecnica e questo materiale, mi serviva un po' tutto per riuscire ad utilizzarlo e a provarlo come si deve. Prendere i materiali singoli mi sarebbe costato di più e quindi ho scelto un kit dove conteneva più o meno tutto, insomma. E all'interno di questo kit troviamo due pennarelli ed un cucchiaio. Non ve li tolgo adesso dalle varie confezioni perché poi li vedremo nel dettaglio molto molto bene nel video dedicato. Fatemi invece sapere sotto nei commenti da quale delle cose che vediamo oggi in questo pacchetto volete iniziare a vedere i video. Poi due candeline, due lumini. Due barattolini contenenti delle perle, sono entrambe trasparenti, ma queste vanno su, virano sul bianco e queste sull'oro, ambra. Ed infine questa scatolina che contiene una cosa in particolare che non vi mostro oggi, ma vi mostrerò appunto nel video dedicato. Vediamo intanto sotto nei commenti se, vedendo le altre cose che contiene il kit, avete già indovinato di cosa può esserci qui dentro. Non vi dico niente, vediamo chi indovina. E questa, insomma, era l'ultima cosina che conteneva il kit. Prendiamo un'altra cosina. Il prossimo prodotto è questo barattolino. Anche questo barattolino contiene delle perle. Io le ho scelte in questo caso tutte colorate dai toni pastello. Poi altra cosina, questo lo apriamo dopo. Altro prodottino sono questi stampi a forma rettangolare, ma con due misure leggermente diverse. Quelle viola sono leggermente più piccole di quelle rosa. Con queste ho intenzione di fare una cosa che ho in mente già da anni, ma proprio tanti anni, ma non ho ancora avuto il coraggio, diciamo, di farlo. Quindi ho preso questi stampi sperando che sia volta buona, ecco. Ultima cosina che ho preso dal sito è un altro kit. E questo kit contiene un sacco di cose, poi ve le farò vedere anche queste meglio nel dettaglio nel video dedicato, ma il vero motivo per il quale ho scelto questo kit, ed è quello che vi mostrerò oggi, sono degli stampi in silicone, solo che questa volta sono molto molto piccoli, se vedete, facendo riferimento con il dito, sono degli stampini molto piccoli, anche questi in silicone. Questo alle farfalline, la luna e le stelle, quadrati e cerchi e insomma altre cose che vedremo tutto nel prossimo video. Allora, parliamo adesso del sito. Il sito è uno shop online che, come vi ho detto all'inizio del video, avete già visto l'anno scorso, non molto tempo fa, in cui avevo preso per esempio anche la mia bellissima nuova agenda e anche i pennarelli metallici. E anche i pennarelli metallici con la quale avevo decorato, se vi ricordate,
questi bicchieri, dandogli insomma questo mood un po' autunnale. Se volete il video è qua. Il sito in generale vende soprattutto stampi per la cera lacca e cera lacca, stampi in silicone sia per le creazioni in resina che per le creazioni in cera come candele, fustelle di ogni tipo, di ogni grandezza, un'infinità, davvero ce ne sono tantissime, stampi per le candele dalle forme incredibili, io le avrei comprate tutte, ma magari potrebbe succedere una delle prossime volte, fatemi sapere se potrebbe interessarvi. Materiali per lo scrapbook, dai pennarelli ai washi tape alla carta decorata. E in più ha sempre un sacco di promozioni in base al periodo dell'anno, molto molto utile. Ah, e in più per voi, se volete, se dovete prendervi qualcosa, se dovete rifornirvi di materiale eccetera eccetera, ho per voi un codice sconto che ve lo lascio qui ma anche giù nell'info box insieme a tutte le informazioni che vi possono servire. Come vi dico sempre, io non ci guadagno nulla, a voi potrebbe servire qualcosa, insomma risparmiate qualcosina. E in più giù nell'info box vi lascio anche tutti i link dei prodotti che vi ho mostrato oggi nel video. Per l'unbox di oggi ho finito, ce ne saranno presto altri perché ho altre cosine da mostrarvi. Adesso però smetto di parlare, tocca a voi, ricordatevi di lasciare un mi piace al video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Ho visto che metà delle persone che guardano i miei video non sono ancora iscritti al canale, mannaggia, iscrivetevi subito. Se volete supportarmi, condividete il video. Se volete parlare con me, potete farlo giù nei commenti oppure nel mio profilo Instagram che è qua, e speriamo che rimanga ancora questo, perché questo è quel periodo dell'anno che mi capita più o meno una volta all'anno in cui tutta la tecnologia si rivolta contro di me. Quindi ho Instagram che non mi si apre più, cioè io non riesco più ad accedere Instagram, il computer che fa i capricci, il programma di editing che non vuole che si blocca a caso e si spegne mentre io sto lavorando, il che significa che devo rincominciare da capo ogni volta che si blocca. E niente, tolti i miei problemi tecnologici, direi che con questo è tutto. Noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!